Amici di FCM Sport, benvenuti in questo speciale calciomercato. Oggi parliamo di tante novità per quanto riguarda i difensori e soprattutto per quanto riguarda un difensore che sta facendo parlare di sé e non poco, ossia Kalidou Koulibaly. Ne parliamo insieme a Marco. Ciao Marco. Ciao Peppe, grazie. E allora, in questi giorni si sta parlando tantissimo del futuro di Koulibaly, un giocatore che potrebbe lasciare chiaramente il Napoli. E si sta parlando, io qualche giorno fa ne ho parlato un po' come una roba abbastanza particolare che secondo me ha poco riscontro, però poi negli ultimi giorni si sta venendo fuori sempre con più insistenza questa possibilità di vedere Koulibaly alla Juventus o come erede di Chiellini o addirittura come sostituto di De Ligt. Molti si stanno interrogando sulla tra virgolette sulla grandezza del giocatore, cioè è un grande difensore, vale la pena fare un grosso investimento per un giocatore di 30 anni con un ingaggio che chiaramente sarebbe importante e soprattutto vendere De Ligt e prendere Koulibaly potrebbe essere una soluzione intelligente, posto che su De Ligt secondo me bisognerebbe creare un bel progetto. Io intanto prima di tutto invito i nostri amici che ci stanno seguendo a scriverci qui sotto, cioè lo prendereste Koulibaly sì o no e soprattutto in che versione, cioè lo prendi come terzo in un bel pacchetto di difensori con Bonucci e De Ligt, quindi ti copri la difesa per chissà quanti anni, oppure lo prendi al posto di De Ligt e magari fai una grossa plusvalenza con De Ligt e magari puoi prendere tanti soldi da De Ligt e poi ti copri con Koulibaly facendo la coppia Koulibaly-Bonucci. Io lo chiedo a te, Marco. Tu che idea ti sei fatto del futuro di Koulibaly e soprattutto dove potrebbe andare e se eventualmente questa idea della Juventus ti sembra fondata oppure no? Allora, l'idea è fondata perché comunque Koulibaly dimostra ogni anno, forse tranne un piccolo anno di transizione, di essere tra i migliori della Serie A, in assoluto, senza dubbio. È un giocatore comunque completo che sa anche impostare, ha una stazza, diciamo, molto importante, molto veloce, quindi può giocare sia con difesa alta che con difesa bassa, magari con Allegri una difesa un po' più bassa, ma ci starebbe assolutamente. Quindi io direi che andrebbe preso non per sostituire De Ligt, cioè lì ha maggior ragione, ma direi anche accanto a De Ligt stesso, perché comunque ricordiamo che Bonucci ha un'età tale per cui i problemi muscolari sono sempre dietro la porta, sono dietro l'angolo. E quindi credo che Koulibaly sia un'ottima scelta, anche perché avendo 30 anni non ha un costo, diciamo, proibitivo, ecco, da questo punto di vista. Certo, poi arriva magari la squadra di Premier League e te ne offre di più, però al solito c'è il giocatore che la cui volontà è molto importante. Se non c'è la volontà del giocatore, non se ne va. Cioè, dico, Certo, è chiaro. rimane a Napoli oppure se vuole rimanere in Italia va alla Juventus. Quindi anche che ti arriva il Liverpool e te ne chiede 80, il Napoli non lo può vendere perché il giocatore magari vuole restare in Italia. Quindi intanto è importante avere l'accordo con il giocatore, poi certo trattare con De Laurentiis non sarebbe facile. No, è chiaro che tra l'altro De Laurentiis in tutta questa vicenda avrebbe poco margine di trattativa perché è un ragazzo che ha il contratto di scadenza del 2023, quindi praticamente tra un anno, e quindi ha un solo anno di contratto, è per questo che magari si parla di cifre non esorbitanti, ma si parla di cifre intorno ai 30 milioni. È vero anche però che ormai in questo mercato in cui quasi tutti i giocatori, se ci fai caso, ormai non rinnova più nessuno, cioè No. Ormai i procuratori hanno capito il giochetto e soprattutto post-Covid non ce n'è uno che rinnova. O perché loro non vogliono rinnovare o perché le società non rinnovano, ma veramente i rinnovi sono pochissimi. Cioè, soltanto negli ultimi anni abbiamo visto, al di là di Mbappé che era ad un passo, ma poi abbiamo visto cose folli. Però stava andando a zero Mbappé, Messi è andato via a zero. Dybala, Perisic, Donnarumma, Varane, Sergio Ramos e ora potrebbe andare via Koulibaly. Cioè è un mercato in cui di fatto puoi fare dei colpi a zero veramente pazzeschi. Però questo non fa altro, come sempre, come diciamo sempre, che aumentare a dismisura il tetto ingaggi. Cioè Eh sì. il problema parametri zero ha portato, faccio un esempio, la Juventus a gente come Rabiot a prendere 7 milioni. Se l'avessi comprato pagando il cartellino, non gli avresti mai dato, secondo me, 7 milioni. Quindi, anche
anche qui Koulibaly potrebbe andare via, ma poi l'asta si scatenerebbe sull'ingaggio. Quindi sì, credo che sia... Io per esempio, un giocatore invece su cui punterei fortissimo, non so che ne pensi tu, ma credo che l'Inter a questo punto sia in vantaggio, è Bremer, che è un difensore invece molto giovane su cui investiresti molto a livello di cartellino. Però, punto primo, se sei una grande società puoi mettere, secondo me, in mezzo qualche pedina di scambio. Penso all'Inter, che potrebbe inserire Pinamonti, ma penso anche alla Juventus, che potrebbe inserire molti dei giovani dell'Under 23, che, non so, mi viene in mente, vuoi fare un grosso sacrificio con Miretti? Comunque, io penso che il Torino sarebbe interessato a un giocatore del genere. O un Fagioli, non so, questi difensori qua, o magari, o questi giocatori qua, oppure magari vuoi azzardare e mettere Lugani, anche se è un ingaggio molto alto, e magari dai un giocatore che al Torino potrebbe fare cose importanti. Insomma, le grandi squadre ce l'hanno queste pedine per poter trattare. Però di contro Bremer, secondo me, non ti chiederebbe 8 milioni di euro di ingaggio, no? No. Quindi secondo me, o meglio lo chiedo a te, tra un Koulibaly che prendi con un investimento più basso ma con un ingaggio molto più alto a 30 anni, è un Bremer che, se non ricordo male, ha 24 anni, con un ingaggio meno importante ma con un cartellino, tu su cui punteresti, a prescindere che sia Inter o Juventus? Ah, io andrei su Bremer perché in questo momento è il difensore più forte in Serie A e ha dei margini di miglioramento. In più, questo prezzo del cartellino non sarebbe nemmeno chissà quanto proibitivo, perché si parla di una clausola rescissoria da 15 milioni di euro che scatta dal 2023. Di conseguenza, prenderla ora vuol dire comunque, se no c'è questa minaccia dietro, no? Questo elemento all'orizzonte, alla fine si parlerebbe di 25 milioni, di 30, quindi sì, esattamente, direi che è un'ottima, è un ottimo punto di partenza. Però ricordati questa cosa dei parametri zero, vero che Bremer prenderebbe poco. Sì. Ma poi a un certo punto ti chiederà l'aumento, perché se le prestazioni sono grosse, poi arriverà il momento in cui dovrai dare a Bremer lo stesso stipendio che magari Koulibaly ti chiedeva. Certo. Quindi comunque l'arma del parametro zero è comunque una cosa che va molto a favore dei giocatori, ma anche di fatto delle società che acquistano a zero. Nonostante poi tu magari dia un ingaggio alto, comunque il fatto che l'hai presa a zero in certi casi conviene tanto, chiaramente sempre se l'alternativa è un cartellino spropositato, che faceva spropositato. Questo è assolutamente vero. Io, tra l'altro, quando noi facciamo questi format, mi piace sempre farti delle domande particolari, molto intriganti. E quindi te la butto là e ti dico: facciamo finta che anche qui fantamercato, che la Juventus fa uno sforzo economico importante, prende Koulibaly al posto di Chiellini, e quindi si assicura uno dei... Secondo me che Koulibaly è, per me è veramente fortissimo, cioè secondo me molto spesso viene un po' sottovalutato, ma quando lo vedi anche in ambito internazionale fa veramente paura, ha una sicurezza, una personalità, non perde mai un contrasto, nonostante sia gigante, ma comunque anche con quelli più veloci riesci comunque sempre a recuperarli. Sì. Quindi è un difensore che per me è... non so come ha fatto a stare tutti questi anni al Napoli, detta proprio in maniera molto sincera. E facciamo finta che Juventus riesce a bloccare questo colpo, e quindi ha Bonucci, De Ligt e Koulibaly, quindi gran difesa, con magari come quarto Gatti, che magari può essere quel giovane che emerge. E dall'altro lato invece c'è un Milan che inizialmente sembrava quasi averlo bloccato, ora c'è qualche tentennamento. Poniamo anche lì il caso che il Milan prende realmente Botman, e quindi ha una difesa con Botman, Kier e Tomori. Dall'altro lato c'è un Inter che invece tiene Bastoni, da De Vrij e prende Bremer, e quindi hai Bremer, Bastoni e Skriniar. Sono tre difese poderose. Se dovessi scegliere... Oh, allora sì, nel Milan c'è anche Kalulu, che comunque è nato dal nulla, però comunque ha fatto molto bene. Però, che però secondo me non è minimamente paragonabile a questi che no, ho certo, citati. Assolutamente, cioè, assolutamente. Anche secondo me rispetto a Kier, nel momento in cui torna Kier... Chiaro, è un altro livello. Lo stesso Botman, se arriva, è un giocatore di un livello un po' più alto. Eh sì, anche per il carisma che poi porta Kier, sì, negli ultimi anni. Allora, a me piace tantissimo De Ligt.
io dico Delict Chiellini sarebbe la più forte. Delict Koulibaly sono i due migliori, praticamente due dei 4-5 migliori. Dall'altra parte l'Inter, Skriniar e Bremer, di fatto siamo lì. Quindi, cavolo, mi fai delle domande impossibili. Anche perché secondo me, se la Juventus veramente dovesse riuscire a fare questo colpo, che ripeto, per me è molto, sì, molto difficile, però nel mercato tutto è possibile. Non mi sorprenderebbe anche un Allegri che torna con l'idea del 3-5-2. Perché comunque quando hai tre difensori di questo livello, con Bonucci che ti fa il centrale, e Bonucci non è il miglior Bonucci, l'abbiamo visto con Barzagli e Chiellini. Quindi potrebbe anche esserci una mezza rivoluzione a livello tattico, magari con Chiesa e Vlahovic che ti fanno le punte. E quindi a quel punto potresti veramente puntare. Si parla di Udoge che potrebbe essere a sinistra, a quel punto come quinto di centrocampo va bene. Cioè potrebbe esserci veramente una rivoluzione. Abbiamo parlato tanto tempo, una Juventus che punta sul 4-3 o 4-2-3-1. Se ti prende Koulibaly, chi ci dice che non punta anche lui sulla difesa 3 esattamente, sì, come fa Inzaghi? Quindi sarebbe veramente una difesa, secondo me, pazzesca. Veramente pazzesca. No, assolutamente. Io credo che De Ligt sia quello che ha i margini più alti di miglioramento. Il momento, secondo me, ancora come sicurezza vale meno di, in questo, come sicurezza, come continuità, ancora un po' meno di Skriniar e Bremer, che comunque magari hanno anche un po' più di esperienza, anche per una questione di personalità. Ma De Ligt e Koulibaly sarebbe qualcosa di incredibile, con Bonucci centrale, che comunque, vabbè, ha dimostrato in carriera di essere molto forte in quella, in quella posizione. Guarda, io ti dico una cosa: il 3-5-2 effettivamente non è impossibile, per il semplice fatto che Allegri è un allenatore che non ha dei concetti prefissati, comunque non ha, assolutamente sì, non è tarato dal punto di vista dei moduli, come può essere Sarri, come può essere, ma alla fine anche Inzaghi, dai, e Conte, ecco. Quindi abbiamo visto Mourinho, che è un allenatore pratico molto simile ad Allegri in questo senso, cambiare a metà stagione la Roma dal 4-2-3-1 al 3-4-1-2, e facendo questo cambio di moto la Roma ha avuto dei risultati. Quindi Mourinho ha guardato in faccia alla realtà, alle caratteristiche dei calciatori, ha detto: guarda, secondo me così è meglio, il tempo di assestarsi qualche partita, e poi la Roma ha cominciato a volare. Quindi io credo che gli esperimenti, soprattutto nella pre-season, dove non c'è niente da perdere, vanno fatti. Sì, anche io continuo a credere che qualora veramente dovesse fare una difesa a 3 con Koulibaly, per me quella della Juventus sarebbe di un livello superiore alle altre, solo per due motivi. Punto primo, perché a me la difesa dell'Inter piace molto, però alla Juventus aggiungi Koulibaly, all'Inter Bremer, e Koulibaly ha già dimostrato di essere di un livello importante. Bremer per me è veramente fortissimo, però non l'abbiamo ancora visto in grandi squadre, non ha ancora giocato una partita di Champions League. Bello. Quindi, rispetto, per dire, faccio un esempio a De Ligt, che è arrivato, ma già era non solo capitano dell'Ajax, ma aveva già eliminato Juve e Real Madrid in Champions League. Sì, cioè, sì, si era già confrontato con l'elite del calcio. Mentre Bremer, secondo me, è veramente fortissimo, però una partita di Champions non l'ha ancora fatta, e avrà 25 anni quando la farà la prima. Quindi, secondo me, a livello di certezza, io, se dovessi andare in guerra con una di queste due difese, andrei con la prima, con De Ligt, Koulibaly e Bonucci. Sì. Però anche la seconda sarebbe pazzesca. Secondo me, veramente, sì, il Milan a quel punto rischierebbe di non avere sicuramente la difesa più forte. No, assolutamente, perché Tomori è l'unico che, anche a livello fisico, a livello di carta di identità, reggerebbe un po' il confronto. Kier, comunque, a un certo punto si troverà in una fase calante, e anche lì bisogna capire come tornerà da un infortunio grave come quello che è stato contro il Genoa. Assolutamente, sì. Purtroppo queste cose vanno messe nel calderone, anche se non è magari colpa dei giocatori. Assolutamente sì. Voi qui sotto nei commenti scrivetecelo, secondo voi, intanto, se effettivamente c'è qualche margine per la Juventus per prendere Koulibaly, se serve fare un investimento del genere, perché poi spendere 30 anche soltanto per Koulibaly vorrebbe dire meno possibilità di movimento anche per quanto riguarda l'attacco, e mi sa che tra Dybala e Bernardeschi c'è molto da sostituire a centrocampo, sì. Quindi comunque va bene Koulibaly, ma se prendi Koulibaly se ne vanno soldi che invece dovrebbero essere investiti. Però ditemi la vostra qui sotto, e tra l'altro rispondeteci anche voi in questo quesito, in questo fantamercato dove Bremer va all'Inter, Koulibaly a Juventus,
quale difesa potrebbe essere più forte. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento legato allo speciale calciomercato. Saluto anche te, Marco. Grazie mille, Peppe, e ci vediamo al prossimo video. Invito, come sempre, a supportarci, mi raccomando. Sarà un'estate piena di contenuti e piena di notizie di calciomercato. Come sempre, vi ricordo che trovate qui anche le altre playlist con pillole di calciomercato, dove io e Marco vi raccontiamo i profili nuovi del mercato con i giovani talenti più interessanti e soprattutto analisi calciomercato, dove vi raccontiamo le notizie più importanti per quanto riguarda il calciomercato.